Breve video su questo nuovo anime stagionale che in pochissimi stanno cagando, ma che secondo me è bellissimo. Si chiama Mieruko-chan ed è molto strano, però questo lo sapevamo già. Ci sono mostri spaventosi, scene ricche di tensione e inquietanti, di atmosfera decisamente horror, ma ci sono anche belle ragazze, inquadrature molto invitanti e particolari, e fanservice, neanche poco. In breve, Mieruko-chan è una cazzo di commedia horror piena di ecce e fanservice, ed è questo il motivo per cui i primi due episodi mi sono piaciuti tanto. Almeno credo. Sinceramente devo capirlo un po' meglio, non so neanche dove voglio andare a parare, questa cosa mi stuzzica. In ogni caso, mi ha decisamente conquistato. Mi hanno conquistato i pochi personaggi visti finora e gran parte delle scene dell'anime. Perché si è spenta la luce? Horror. Non mi fa paura, nemmeno un po'. Purtroppo gli anime horror per me non funzionano mai da questo punto di vista, ma riesce comunque ad incutere un po' di ansia e di inquietudine. Ci riesce e pochi secondi dopo diventa divertente. C'è un mix, un connubio tra scene horror e scene leggere, quotidiane, ambientate a scuola, veramente ottimo. Riesce a non essere trash, a non essere cringe, lo fa perfettamente. È poi dotato di un ottimo lato tecnico, un'ottima regia che riesce sia a inquietare quando deve, sia a stuzzicarti con le scene più ecci. Mamma mia, che inquadratura, le ho ancora tutte in testa. Vabbè, queste no. Madonna mia, però sono fatte bene. Anche il character design molto carino. Forse fare un'ambientazione generale un po' più cupa avrebbe funzionato di più, però comunque ho capito perché l'hanno fatta così, un po' più vivace e colorata, e ci sta comunque. Le musiche e gli effetti sonori sono davvero inquietanti quando devono esserlo, e sono invece più allegre e simpatiche quando devono esserlo. Le coperte dovrebbero salvarti da... Tra l'altro, questi mostri, questi spiriti maligni, sono fatti veramente bene, riescono davvero a inquietare, è una cosa fantastica. In breve, non ho ancora capito nulla di Mieruko-chan, so solo che secondo me merita di essere visto. È un anime decisamente unico ed originale, che riesce sicuramente ad intrattenere. No! Ma prima di proseguire col video vi presento la nuova Otaku Box del mese. Questa è la maglia che mi è uscita. Qui abbiamo una figure a tema Halloween di C18, ovviamente con tanto di scatola, un astuccio di Fairy Tail e forse un portafoglio di Danmachi e qualche altro gadget di questo tipo. Ogni mese il contenuto dell'Otaku Box cambia, però a inizio mese vi posso dire quale sarà la prossima figure e ve lo dico ovviamente nelle mie storie Instagram. Qua sotto trovate il link per acquistarla e c'è anche il codice sconto ArcantosYT. La trama racconta di una ragazza che inizia improvvisamente a vedere delle strane creature che non possono essere viste da nessun altro. Ma la ragazza non prova a sfuggirgli, né tenta di affrontarli. Invece fa di tutto per mantenere le apparenze e vivere come al solito. Potrebbe deluderci, assolutamente, però anche in questo caso il manga, come per Blue Period, è riuscito ad ottenere un bel po' di successo, quindi immagino che piaccia per qualche motivo, quindi vedremo un po'. E non manca anche qualche bel messaggio che riesce a veicolare l'anime, soprattutto alla fine della seconda puntata. Mai giudicare una persona o magari uno spirito dalle apparenze. Mi sa che questo si mangia i c***i. Ah, invece quello è bravo. L'aspetto non conta, bel messaggio. Ci metto 10 a quest'anime. Fatemi sapere la vostra opinione su questi primi episodi se l'avete visti. Lasciate un mi piace se il video è piaciuto. Seguitemi sui vari social e noi ci vediamo al prossimo video.